Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale Spalancamente. Siamo arrivati al mese di febbraio. Quale modo migliore per festeggiare San Valentino? Con quattro puntate dedicate all'amore. Oggi iniziamo con Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti nacque a Bergamo il 29 novembre 1797 e morì a Bergamo l'8 aprile 1848. È stato un compositore italiano tra i più celebri operisti dell'Ottocento. Donizetti morì nell'aprile 1848 per una forte emicrania. Enrico, fratello di Lucia, odia Edgardo e obbliga la sorella a sposare Arturo, un uomo molto ricco e potente. Lucia, sorella di Enrico, innamoratissima di Edgardo, è costretta a sposarsi con Arturo. Famosa la sua scena di pazzia, come Edgardo è destinata a fare una spiacevole fine. Edgardo, nemico di Enrico, innamoratissimo di Lucia, la ripudia quando viene a sapere che si sposa con Arturo, come Lucia è destinato a fare una spiacevole fine. Raimondo, padre spirituale di Lucia, che la convince a sposare Arturo, accusa Normanno per aver causato questa tragedia. Arturo, sposo di Lucia, cade vittima di quest'ultima. Alesia, dama di compagnia di Lucia, piangerà alla morte di Lucia. Normanno, complice di Enrico nell'ostacolare l'amore tra Lucia ed Edgardo, viene accusato da Raimondo per aver causato questa tragedia. L'opera è composta da tre atti. L'azione si svolge in Scozia. Atto 1. Enrico, il fratello di Lucia, viene a sapere durante una battuta di caccia che sua sorella Lucia ama Edgardo, suo nemico, perché gli ha usurpato i beni e farà di tutto per ostacolare il loro amore. Intanto, nel parco del castello, Lucia aspetta di passare qualche ora d'amore con il suo amato Edgardo e racconta ad Alisia una triste leggenda, cui un re del sud uccise per gelosia la propria amata. Si narra anche del possibile fantasma dell'amata che si aggira presso la fontana e Lucia teme di poter essere il prossimo fantasma. Giunge in quel momento Edgardo che avvisa Lucia che deve partire per difendere la propria famiglia, ma vorrebbe prima stendere la mano in segno di pace ad Enrico e anche per chiederla in sposa. Lucia gli dice di aspettare ancora per chiedere pace al fratello, ma intanto i due si scambiano le fedi nuziali e si congedano giurandosi fedeltà e amore eterno. Atto 2. Per quanto riguarda la politica, gli Aston sono indeboliti rispetto alla famiglia di Edgardo, il re del sud. Enrico giunge alla conclusione, che poi porterà in seguito a una conseguenza altamente negativa, cioè per salvare la sua casata dovrà dare in sposa Lucia ad un uomo che non ama, ma che è molto ricco e potente, Lord Arturo Bucklaw. Lucia lo rifiuta e viene a sapere che non ha mai ricevuto le lettere di Edgardo, perché suo fratello Enrico, insieme al compare Normanno, gliele nascondono e le dicono una falsa verità, che Edgardo è promesso ad un'altra donna. A malincuore, la ragazza, aiutata dall'amico spirituale Raimondo, accetta il matrimonio con Arturo. È il giorno del matrimonio tra Arturo e Lucia. Arturo aspetta con impazienza Lucia per firmare il contratto nuziale. Al momento della firma del contratto nuziale, Lucia spera che Edgardo irrompa da un momento all'altro,
ma arriva troppo tardi e quando Edgardo vede il contratto firmato, maledice Lucia e gli toglie l'anello che si erano scambiati il primo giorno incontrati. Lucia, scioccata, cade tra le braccia della sua governante Alisia. Uscendo dal castello, Enrico ed Edgardo decidono di porre fine ad ogni discordia con un duello che verrà fissato il giorno dopo all'alba. Al castello si festeggia il matrimonio tra Arturo e Lucia. Tutto sembra andare per il verso giusto quando la gioia della festa viene interrotta da Raimondo, che annuncia agli invitati che Lucia, distrutta dal dolore, è impazzita e in un impeto di follia ha ucciso con un pugnale Arturo. Arriva Lucia con il pugnale in mano e l'abito insanguinato e comincia a dare forti segni di squilibri mentali, immaginandosi Edgardo, che è ritornato da lei per perdonarla e sposarla. Enrico, venuto a sapere della morte di Arturo, decide di uccidere la sorella, ma viene fermato da Alisia e Raimondo, che gli fanno vedere in che stato è la sorella. Lucia, dopo aver dato il meglio di sé nella propria pazzia, non regge più il dolore e muore, sconvolgendo tutti. Enrico, aiutato dai servi, porta via il corpo di Lucia, mentre Raimondo accusa Normanno per aver causato la morte di Lucia. Atto terzo. Tra le tombe di Revelswood, all'alba, Edgardo medita di farsi uccidere da Enrico. Quando in lontananza sente le campane che annunciano la morte di Lucia, Edgardo non può vivere senza la sua amata. Piange alla vista del corpo esanime di lei e tenta di suicidarsi, ma viene interrotto spesso dai suoi amici. Alla fine non regge più il dolore, si pugnala per raggiungere in cielo l'amata. Donizetti si ispirò all'autore inglese Walter Scott, che scrisse La sposa di Lammermoor, The Bride of Lammermoor, 1819. Tra le soprano più famose che interpretarono la parte di Lucia possiamo ricordare Anna Moffo, Maria Callas e Joanne Sutherland. I brani più famosi di quest'opera sono Atto 2, la scena completa della pazzia di Lucia, Atto 3, tu che a Dio spiegasti le ali, cantata da Edgardo. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ogni volta comunicherò l'ora del video da vedere su YouTube. Attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video. Amici, non mi resta che augurarvi buon divertimento, buon ascolto, a presto!